Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti al chiostro Nina Vinchi per l'ultimo appuntamento del nostro percorso di Oltre la Scena dedicato a Zo. Oggi sono in compagnia, poi vedrete, avremo anche un collegamento, ma qui fisicamente al chiostro, sono in compagnia di Camilla Giraudi. Buonasera. E di Francesca Daidone, e sono due psicanaliste, sono sono entrambi membri di un importante centro di studi psicanalitici che è il Centro Psicanalitico Milanese Cesare Musatti. La collaborazione tra il Piccolo Teatro e il Centro Musatti è molto antica in realtà, forse anche quando non esisteva un Centro Musatti, perché diciamo che alle radici del nostro lavoro attuale si ritrova la relazione tra Giorgio Strehler e Cesare Musatti, che avevano dato avvio a un dialogo fittissimo che metteva luce sulle relazioni tra psicanalisi e teatralità. Noi abbiamo molto più modestamente ripreso questo antico legame in occasione di Freud, o l'interpretazione dei sogni di Stefano Massini, e da allora con una certa costanza, solo il Covid ci ha fermato, abbiamo invitato gli psicoanalisti del Centro Cesare Musatti a gettare uno sguardo sugli spettacoli prodotti o in scena al Piccolo Teatro di Milano, naturalmente uno sguardo specifico, lo sguardo della psicanalisi su ciò che avviene in scena, sulle differenti forme e linguaggi teatrali che negli anni hanno caratterizzato la nostra programmazione. Abbiamo pensato di riprendere questa nostra piccola tradizione con Zo di Sergio Blanco. Oggi sentirete naturalmente le due relazioni di Francesca e di Camilla, i due sguardi di Francesca e di Camilla, due sguardi che assumono due punti di vista differenti. Entrambe appartenete allo stesso ambiente psicanalitico di scuola freudiana, lo posso dire, cioè, perché poi sbaglio metto subito un errore procedurale grave. Il grande padre è quello. Il grande padre. Però hanno scelto, e questa è la bellezza appunto della plurivocità degli sguardi su un fatto teatrale, che appunto lo spettacolo apre lo sguardo e le interpretazioni potenziali in direzioni a volte anche molto, molto divaricate, hanno preso due direzioni diverse che sono state naturalmente suggerite dalla visione dello spettacolo. Camilla guarderà a Zo come all'esperienza analitica, cioè un viaggio, quello che il Sergio della rappresentazione sviluppa e attraversa, che può essere avvicinato al percorso dell'analisi e alla relazione tra anche l'analizzato e l'analizzante. Mentre Francesca ha assunto un punto di vista politico. Voi sapete, chi di voi ha già visto lo spettacolo o chi lo vedrà e magari ha letto e si è documentato su Zo, saprà che è una figura, oltre che la dimensione politica è presente a vari livelli, ma una figura in particolare ci fa riflettere sulla permanenza del fascismo, della figura di Edda Ciano, che emerge quasi a volte come un personaggio mancato, pirandelliano, alla porta dell'autore per farsi rappresentare. Quindi questo è solo uno degli aspetti politici della lettura di Francesca. Ma qui con noi oggi, appunto, oltre a noi, abbiamo un ospite d'eccezione da remoto, perché abbiamo in collegamento Sergio Blanco con Teresa Vila. Ciao Sergio. Ciao. Ciao e benvenuto. Allora, come stavo, benvenuto e benvenuta Teresa, che ci darà anche una mano, che è stata assistente di Sergio per la messa in scena di Zo, ma è anche oggi in veste di traduttrice e quindi tradurrà gli interventi di Camilla e di Francesca e il dibattito successivo per Sergio e poi per noi. E stavo dicendo Teresa che
i due sguardi di Camilla e di Francesca avranno l'uno un punto di vista politico, naturalmente sempre attraverso la lente della psicanalisi, un punto di vista politico su Zoe, sullo spettacolo di Sergio, invece lo sguardo di Camilla attraverserà lo spettacolo come paradigma, come immagine dell'esperienza analitica. Quindi io non so chi di voi due vuole partire. Camilla, allora a te la parola. Eccoci, buongiorno. Intanto è uno spettacolo che mi è piaciuto molto e mi ha molto toccata, perché ha descritto in un modo molto veritiero qualcosa che noi quotidianamente ci troviamo a fare, cioè fare i conti con un dolore che è rappresentabile. E quindi quello che si chiede Sergio nel corso dello spettacolo è: ma è possibile dare voce, dare parole per uscire dalle gabbie? Che è quello che connota il lavoro psicanalitico. Descrive molto bene l'arrivo dei pazienti da noi che devono superare delle resistenze, le resistenze che lasciano le persone nella loro sofferenza, prigionieri delle equazioni a ripetere che li tengono nel loro status quo, e devono fare i conti con il dolore che verrebbe più semplice mettere in disparte. Mentre invece vediamo quindi nei personaggi che, per esempio, Tanzo, si vede il gorilla, è isolato dagli altri gorilla, non si accoppia più, ha perso la sua famiglia che è stata sterminata da un virus e ha perso la sua casa, l'Africa. Allo stesso modo anche la dottoressa Rosenthal, la veterinaria, soffre molto perché ha perso un figlio che si è suicidato ed è congelata nel suo dolore inscalfibile che le permette di vivere soltanto stando nella sua gabbia, che è la gabbia dei rigidi protocolli che non le permettono di vivere veramente, così come il gorilla che non può vivere veramente, è stato salvato dalla scienza che gli permette di essere in vita, ma è vivo davvero, non ha più rapporti con i suoi simili ed è isolato. Ci sono altri dolori, c'è il dolore di Edda Ciano che, caspita, viene al mondo con un'eredità estremamente pesante, è il suo papà, è il Duce, è affascinante. Quando il papà porta l'Africa che si sveglia per te la mattina a Milano nello zoo, altrettanto è chiaramente complesso. E forse, non lo so, anche il dolore del drammaturgo che comunque si pone al centro della storia, forse cercando in un diverso racconto di se stesso una nuova narrazione di sé. Quindi gli spettatori, io per prima, insomma, erano molto emozionati quando si sono riaccese le luci in sala, perché forse viviamo in un'epoca di grandi paure. Quando ci siamo trovate a parlare io e Francesca eravamo d'accordo nel sentire anche la lettura politica come qualcosa di molto vero, era forse un momento in cui la guerra era molto protagonista, e arrivando in un momento in cui la pandemia è stata molto pesante, per cui viviamo in un momento, in un'epoca di grandi paure. E la scienza e la tecnologia, che pure continuano a svilupparsi con estrema velocità, non sono state capaci di mantenere la promessa che sembrava che portassero con sé. E quindi il miglioramento della qualità delle nostre vite, che noi auspicavamo, si è rivelata una promessa non mantenuta. E quindi l'onnipotenza con cui sono cresciute le generazioni che sono succedute ai nostri progenitori, no? Che si hanno fatto le grandi guerre e hanno messo in scacco la nostra società, che è prigioniera di un narcisismo imperante e che è di un individualismo che non riesce a contenere e a significare le emozioni grezze con cui noi dobbiamo fare i conti. E quindi lo vediamo anche nei nostri studi con i nostri pazienti, di questi dolori che restano incistati e quindi o vengono negati o vengono rimossi o
vengono cortocircuitati, per esempio nella rabbia, vediamo quante esplosioni di rabbia dei ragazzini in giro, nelle piazze, no? O nelle dipendenze, per cui rispetto all'alcol, rispetto alle sostanze, rispetto a dipendenze anche di consumo, affettive. E quindi questo iperattivo rifiuto dal dolore credo che sia qualcosa che è molto importante da pensare, perché Sergio Blanco ha avuto il coraggio invece di affrontare un discorso mostrando come il coraggio poi di questi protagonisti di far venire alla luce la loro sofferenza, che è lo stesso coraggio che noi vediamo nei nostri pazienti quando arrivano la prima volta nel nostro studio, che sono abituati a nella vita di tutti i giorni a schiacciare il dolore, a tenerlo nascosto, e invece finalmente si sentono liberi di accedere a qualcosa che ha a che fare con la verità, perché io penso, e non solo io, che la psicanalisi abbia qualcosa di profondamente legato a un discorso di verità. Viviamo invece in una società che è una società palliativa, in cui il dolore deve essere eliminato in nome dell'ottimizzazione, perché la passività della sofferenza ha poco spazio nella società del fare. E quindi l'unico modo per farlo è contraffare questa verità. Nel momento in cui i pazienti sono in studio, si sentono liberi invece di portare la loro storia. E, tra l'altro, è interessante come anche l'arte e la cultura rischiano di rimanere vittime anche loro di questo appiattimento culturale, perché l'arte e la cultura, che sono di per sé trasformative e che perché contengono degli elementi che non devono essere compiacenti, come infatti questo spettacolo che è tutt'altro che questo, rischiano invece in questa società narcisista di chiudersi. C'è un filosofo che si chiama Han, che è un filosofo tedesco di origini coreane, che scrive: il dolore è lo strappo attraverso il quale fa breccia al completamente altro. E credo che questa sia una frase che descrive molto bene questo spettacolo, perché attraverso il dolore è possibile entrare nella relazione. Per cui vediamo che la vita che viene preservata all'inizio dello spettacolo è soltanto una vita nuda, per cui il gorilla è vivo, per cui la dottoressa lavora e vive, però si perde completamente la dimensione metafisica dell'esistenza, qualcosa che rende la vita più degna di essere vissuta. Camilla, hai parlato di dolore, del dolore dei pazienti, e naturalmente l'hai letto nelle dinamiche dello spettacolo, però forse si parla poco del dolore dello psicanalista. Tu hai parlato del dolore del drammaturgo, il drammaturgo Sergio che si mette in scena, però anche lo psicanalista prova dolore. Come lo filtra il dolore del paziente? Come si pone in questa relazione? Ma è interessante perché nel corso dello spettacolo, lo spettacolo è diviso in quattro atti, che descrive anche come si struttura il rapporto tra il paziente e l'analista, per cui che nel tempo acquista delle profondità diverse. La conclusione è l'abbandono del paziente, che sta bene e se ne va, e che possiamo rivedere nello spettacolo quando il gorilla, dopo che guarisce dalla sua depressione, e quindi c'è Sergio, il personaggio di Sergio, che arriva nel laboratorio e trova che il gorilla non è nella gabbia, la dottoressa gli dice: è andato ad accoppiarsi con gli altri gorilla, è tornato. E quindi c'è questo dolore, il gorilla è guarito e quindi può tornare a vivere, no? E questo è qualche cosa che per noi è difficile quando
quando i nostri pazienti stanno bene, è una relazione che è una relazione importante, profonda, molto densa, che si chiude. Si chiude, quindi anche questo tema l'hai ritrovato nella tua lettura dello spettacolo, anche questo punto di vista rovesciato, perché ovviamente per noi profani guardare al set analitico è sempre guardare magari la posizione del paziente e mai magari considerare quella dell'analista, se non da un punto di vista scientifico o terapeutico. Sì, è interessante anche perché quello che accade alla dottoressa di pensare al protocollo è un po' quello che storicamente è accaduto anche con la psicanalisi. Cioè quando Freud scopre il transfert, scopre che vede che la sua paziente, Anna Oh, che era una delle prime pazienti, si è un po' innamorata di lui. Quindi questa cosa, lui che scriveva a questo amico, a un amico di penna, Fliss, si scrive, dice, caspita, no, qui succede qualcosa che è un ostacolo, dobbiamo trovare il modo di evitare che questo accada. Mentre invece nel corso del tempo poi capisce che invece questo è il modo in cui si affronta una guarigione, un cambiamento, perché proprio è l'amore di transfert, cioè è quello che accade dentro la seduta analitica, quello che accade appunto nel sentimento, no? Che è qualcosa di vero e di profondo che si sperimenta direttamente nel calore di una relazione e nella reciprocità di una relazione. Molto bello questo innamoramento, no? Tra Tanzo e Sergio, dove Sergio porta la vita, no? Irrompe la passione, e per cui gli racconta dei film che ha visto che gli piacerebbero, gli racconta, gli fa ascoltare la musica, vedono insieme poi dei film, i quadri con cui tappezza all'interno della gabbia. E questa cosa a me ha fatto pensare proprio al linguaggio che si usa in analisi. In analisi, sapete, ci sono le libere associazioni, cioè al paziente è chiesto di lasciarsi andare, di dire quello che viene in mente, cercando di non filtrare, di non censurare. E quindi che cosa accade? Accade che si passa da un repertorio all'altro, si passa dal racconto di quello che è successo ieri, a quello che ho sognato, a quello che alla serie TV che sto guardando. E queste associazioni sono quelle che ci permettono di arrivare alla verità dell'inconscio, che non è la verità della razionalità, quella che la dottoressa Rosenthal all'inizio si prefigge, no? E che infatti è quello che la fa sbloccare non solo personalmente, per cui da la donna spaventata e congelata che è, finalmente si scioglie, no? Si lascia andare e si permette di osare, di andare a esplorare il continente oscuro, no? Questa è un'altra grande metafora, no? Della psicanalisi, di poter entrare nell'inconscio. E non mi sembra... solo esplora anche la scrittura, esplora. Scrive, cioè entra anche nel dominio, sì. di Sergio, scrivendo e arrivando prima di Sergio a completare il proprio testo, naturalmente di natura scientifica, che però è un prodotto, è una produzione. Certo, è un prodotto che quindi è possibile soltanto nel momento in cui osiamo andare a vedere la sofferenza, il dolore. Bene, è davvero molto interessante questo parallelo tra il set analitico, no? Poi sentiremo cosa ne pensa Sergio. Adesso invece, già dalle cose che ci ha detto Camilla, il punto di vista politico, la politica è una visione sulla società e sulle relazioni, emerge molto bene, no? Sì. Lei ha detto, io prendo una via più classica, invece sì. Francesca una più dirompente, però anche in quello che hai detto tu, la visione sulla nostra società, ad esempio, ha detto una cosa molto importante che invece ci racconta lo spettacolo, cioè la relazione con il dolore. Il dolore deve sparire perché la produttività, se no, ne viene fortemente compromessa, perché chi sta male non produce, chi sta male magari non sta al ritmo, non sta al passo. La psicologia, no? Positiva, ecco, andrà tutto bene, ne usciremo migliori, eccetera, grandi slogan, poi lì si entra appunto in un altro dominio. Sono molto curiosa, siamo molto curiosi di sentire invece il tuo punto di vista. Sì.
già da quello che mi hai preannunciato, al di là della figura dell'Aciano, che è molto evidente, abbiamo anche ricordato, qui ci sono alcune spettatrici e spettatori che hanno partecipato alle nostre attività al Museo di Storia Naturale e all'interno di quello che era lo Zoo di Milano, no? Abbiamo parlato anche di questa relazione con il mondo animale, che in quel contesto lo zoo era, guardando anche Edda Ciano, ma anche la storia di Milano, un retaggio del colonialismo. Quindi insomma, certo, queste materie le ritroveremo, se ho ben compreso, nella tua relazione. Prima di partire dal concetto, certo, di colonialismo e da questo aspetto più politico, l'intervento di Camilla mi ha fatto appunto pensare, e anche durante tutta la rappresentazione, a questa differenza tra il setting analitico e il protocollo scientifico a cui la veterinaria si attiene, nel senso che tutto lo spettacolo è rappresentato all'interno di questa gabbia, no? Cioè Tanzo è nella gabbia e effettivamente la gabbia, la cornice in analisi è proprio il setting che permette questa libertà appunto di attraversamento e di verità e di avvicinamento anche alle contraddizioni del comportamento. Se però appunto il setting permette un contatto e una conoscenza attraverso il sentire, no? E anche attraverso l'amare, mi sembra che il protocollo che mette in scena, scientifico, che mette in scena il regista, sia più un ostacolo alla conoscenza e al contatto tra Tanzo e Sergio. Infatti è un ostacolo che poi viene superato. Esattamente. Insomma, in modo anche un po' irrituale, attraverso quella che è la condivisione del dolore e dell'esperienza. Infatti mi viene in mente la frase: cos'è questo vetro tra noi due, no? Come se ci fosse la necessità di togliere questo vetro, di permettere l'incontro. E non è un caso, tra l'altro, che la violazione del protocollo avvenga in questi due momenti particolari, che sono l'incontro d'amore tra Tanzo e Sergio e il momento in cui la veterinaria si rende conto che Tanzo sta morendo e sta soffrendo e quindi viola il protocollo. E questo, vabbè, poi magari lo riprendo come discorso, è per me interessante, perché la veterinaria Rosenthal può essere presa un po' come metafora della scienza. E ci sono due visioni di scienza che potrebbero essere messe un po' in risalto, no? C'è una scienza che ha l'illusione di studiare e osservare a distanza, ma che quindi non permette una conoscenza sentita, esperita, e invece la possibilità di un mettere all'interno del processo di conoscenza anche il soggetto che sta conoscendo, che quindi conosce non un oggetto ma un altro soggetto, no? Per cui una conoscenza che non può essere neutra, obiettiva, ma è partecipata. Ecco, no? Mi è venuto in mente proprio ascoltando Camilla. Sì, no, l'avevo segnato, era uno dei punti, ma... Ma è bello vedere che il vostro sguardo comunque, anche se avete osservato insieme ma a distanza, seguendo ognuna delle due un proprio percorso interpretativo, però ci siano questi punti di contatto anche a posteriori. Certo. No, allora, che cosa mi ha colpito in termini politici? Tantissime cose. Io tra l'altro, anzi, ringrazio il regista, ringrazio il Piccolo per aver messo in scena questo bellissimo spettacolo, che tra l'altro ho pubblicizzato a tutte le amiche e agli amici, perché davvero è intenso e può essere letto attraverso tante chiavi di lettura. Io ho scelto una chiave di lettura un po' scomoda, politica, quello che io ho percepito è stato proprio il monito, che questo continuo richiamo di Edda Ciano che ci impone nel corso di tutta la rappresentazione, chiedendo di non essere negata, dimenticata, perché rendersi conto delle proprie parti distruttive, delle parti onnipotenti, delle parti narcisistiche, aiuta a trasformarle. E la loro missione invece credo che sia parte dell'origine non solo di un malessere personale, ma anche delle vicende drammatiche che ben conosciamo della nostra storia umana.
E quindi tra le responsabilità, come giustamente diceva Camilla, della psicanalisi c'è quella proprio di affrontare i traumi sia personali ma anche i traumi della, della nostra storia. Tra l'altro mi viene in mente che il 24 aprile si celebrava l'anniversario del genocidio armeno, un genocidio dimenticato in cui sono morte circa 1,5 milioni di persone tra il 1915 e il 1917, tra l'altro in un modo terribile. E questo genocidio pare sia stato anche fonte di ispirazione di Hitler, che pare, quando gli hanno chiesto ma come pensi di portare in atto, di sterminare tutte queste persone, lui ha detto vabbè, genocidio armeno se lo sono già dimenticati tutti, no? Cioè, quindi, come a dire, la storia può essere ripetibile soprattutto se la si dimentica e la si nega. E la parola in analisi, al contrario, è in un contesto che permette proprio di attraversare queste contraddizioni e la parte oscura e profonda sia di noi stessi che del mondo, delle vicende umane. È un tentativo in cui si ricerca, si elabora, si produce senso. Un contesto di libertà fuori dai vincoli morali, fuori dai tabù, ma che apre la complessità. E secondo me, appunto, Edda Ciano, che torna negli incubi di Sergio, rappresenta proprio questa zona grigia. Rappresenta la maniacalità, rappresenta il volto sofferente dello stare dalla parte dei... dei dominatori, dei fascisti, ma e rappresenta proprio il volto sofferente di questa posizione, perché non riesce a tenere insieme l'orrore e la sua sopravvivenza emotiva se non vivendo una vita di, fatta di esagerazioni, clemo, di perdizioni, di alcol, di, mentre la Rosenthal, la veterinaria Rosenthal, chiede di non parlare di questa cosa, chiede di non, cioè fa fatica a sopportarne la presenza, tant'è che tutte le volte richiama Sergio dicendo ma ok esatto, sì, perché fa fatica, pagando però il prezzo del, del congelamento delle sue emozioni, che è un prezzo molto alto, perché è la mancanza di elaborazione poi, no, del trauma. E vado avanti o... Sì, sì, prego, no, mi interessava molto poi anche il tuo discorso sullo specismo, sì, che è sì, un altro tema che... Allora, no, allora intanto che significato possiamo dare appunto quindi alla presenza di Edda Ciano e alla presenza degli inserti dei video del Duce che arringa la folla, e perché ambientare questo spettacolo nello zoo dei giardini pubblici di Milano, che non esiste più, come che non esiste più, visto che siamo andati alla ricerca delle sue tracce insieme, anche se io in modo poi provocatorio dico che invece i giardini pubblici esistono ancora e purtroppo sono stati intitolati a un personaggio controverso della storia milanese che è Indro Montanelli. Ma infatti con il gruppo di spettatrici e spettatori con cui abbiamo visitato i giardini alla ricerca delle tracce dello zoo e con i nostri amici del Politecnico di Milano, visto che abbiamo tanto letto di Nobuzzati, dicevamo dovremmo fare una petizione per cui si intitoli questo bellissimo giardino a Dino Buzzati, che tanto ne ha scritto e ha tanto dato voce non solo al giardino ma anche agli animali dello zoo. Con una umanità e una delicatezza estrema, e appunto ci ha fatto davvero piacere poterlo rileggere in pubblico insieme in due contesti che sono i giardini e anche il Museo di Storia Naturale. Sarebbe molto bello il cambio. No, allora, esistono dei presupposti concettuali ben riconoscibili che ci portano sulle tracce dello zoo di Milano e che si rifanno direttamente al periodo colonialista che ha interessato l'Europa, la nostra Europa civile, a partire dal XV secolo. Mussolini parte per l'Africa e torna, dopo aver compiuto massacri indicibili, anche quelli rimossi completamente dalla storia italiana, tant'è che ci sono dei testi che raccontano molto bene che cosa hanno fatto le truppe fasciste in Somalia, Etiopia, Cirenaica e via andare. Torna con questo bottino di animali liberi, che erano liberi,
strappati dal proprio habitat in nome di un narcisismo grandioso, no? In nome di un dominio che non vede l'altro come degno di essere riconosciuto. E quindi lo zoo e il circo sono proprio la messa in scena dello spettacolo umano, del potere, no? Dell'esercizio della violenza, che è una violenza naturalizzata, una violenza intrinsecamente colonialista e che presuppone che l'uomo civile, razionale, metta sotto il suo dominio, sotto il suo controllo il selvaggio, il soggetto selvatico. E tra l'altro poco importa che si tratti, perché io me lo ricordo bene l'elefante dello zoo. Ah, ne abbiamo tanto parlato, guarda che è stato il nostro animale guida, Bombay, detto Bombe. Io me lo ricordo. Anche se lui veniva, lui è arrivato nel 37, okay. Veniva dall'India, però okay. Ovviamente un elefante indiano era. Un'elefantessa indiana per la verità. Ma ricordate che continuava tutto il giorno? Sì. Perché era chiusa veramente in uno spazio piccolissimo. Ma è interessante perché anche quell'animale che noi abbiamo scelto un po' come simbolo, e anche perché ovviamente non c'era una storia su un gorilla, ma l'elefante Bombay aveva più che senso nel condurci attraverso i vari livelli del testo di Sergio, arriva nel 37 come forma di, se vuoi, di commerci di animali esotici, per cui Bombay è venuto a Milano, queste famiglie di commercianti di animali esotici, cacciatori e anche circensi per certi aspetti, perché erano anche addestratori. Poi l'animale è rimasto lì come tanti altri, come dicevi tu giustamente, a gloria, ecco. In questo caso non delle colonie, perché l'elefante veniva dall'India, però a testimonianza di un esotismo che aveva, sicuramente faceva parte della costruzione di una grammatica del potere, del potere. E della comunicazione fascista, ma che nel caso dei nostri giardini esisteva già prima, sì. Perché l'esotismo era già... era già visibile nel Settecento con animali certo. Non così grandi, però pare che ci fossero già delle giraffe già all'epoca, quindi insomma 700, la concezione quindi è, ancora c'era già comunque sì, pieno come, colonialismo totalmente no figurati. E appunto quindi poco importa che siano animali o cronicamente depressi, perché magari da anni in isolamento, in reclusione o anche picchiati, no? Per fargli fare nei circhi, lo si sa come. E come tra l'altro come non si fa a pensare anche alle galere, o altri animali come i leoni, le tigri, che bombati di psicofarmaci per tenerli buoni. Ecco, sono in realtà simulacri del selvatico, dell'irrazionale, che è proprio quell'aspetto che serve dominare, sottomettere narcisisticamente per sentirsi più potenti, no? Che è anche quello che porta a volte al dominio, per esempio, maschile, no? Sulla donna. Cioè, nel momento in cui mi ribello e me ne vado, no? Ecco, per secoli la maggior parte degli esseri viventi sono stati considerati solo dal punto di vista dei loro corpi, per giustificare la sopraffazione. Quando persone attive con il proprio punto di vista, i propri progetti, i propri valori, vengono ridotte solo dentro la mera cornice biologica e quindi il corpo che ospita questa soggettività, rendendoli quindi oggetti, siamo proprio di fronte a un processo che è di oggettificazione, di inferiorizzazione, ed è quello che ha permesso e giustificato appunto i massacri, i genocidi, perché l'altro non è un soggetto, non è una persona, è un oggetto e quindi lo posso usare come voglio. In questo senso l'etichetta animale è stata una delle più violente e distruttive mai usate. Se pensiamo a eventi di razzismo come per esempio negli Stati Uniti nei confronti degli afroamericani, ma anche in territori più lontani come la Patagonia, in territorio Mapuche, cioè quando c'è il tentativo di sottomettere, c'è sempre l'idea che l'altro è tanto un animale e che quindi non merita, non è uomo.
E da qui il discorso antispecista, no? Di cui eri curiosa. Mi hai anticipato. No, nel senso che io le riflessioni che ho fatto appunto nascono sì dalla mia formazione psicanalitica, ma anche dalla mia esperienza politica e anche da tanti testi che ho letto, anche grazie a questo spettacolo, sì, perché mi ha permesso di appunto di... E effettivamente tutto questo discorso del creare il binomio umano-animale è servito poi anche nel periodo coloniale a tracciare la linea della bianchezza, no? Quindi umano-animale è molto intrecciato col discorso bianco e nero, per cui il dogma coloniale a cui tutti noi ancora siamo estremamente intrisi, di cui siamo intrisi, è proprio questo di considerare l'umano all'interno di una serie di caratteristiche di cui la bianchezza è una delle prime. Io non so se vi è capitato di vedere quel video in cui si vedono le persone ucraine scappare dalla stazione, penso di Kiev, sui treni, davanti ai vagoni c'erano una sorta di servizio di sicurezza che teneva giù le persone nere o di colore, perché quando è scoppiata la guerra in Ucraina c'erano tantissime studenti e studentesse provenienti dall'India, dall'Africa, e quindi dovevano tornare al loro paese, non era una questione neanche di migrazione. Sono stati lasciati giù. I retaggi ex sovietici, noi abbiamo ex allievi della scuola di africani con esperienza di formazione a Kiev, per esempio, perché erano ancora i vecchi protocolli di derivazione sovietica, per cui c'erano delle forme di agevolazione per studenti africani di alcuni paesi africani, certo, per studiare lì. Sì, perché queste persone che non possono permettersi di venire a studiare in Europa, in Francia, in Inghilterra. In Ucraina so che ci sono delle università... Ancora un po' il retaggio dei, certo, di colonialismo sovietico, certo, ex sovietico. Certo, e poi costa meno anche in generale per un africano fare, certo, l'università, certo, forse più... E quindi quando riusciamo a convincere l'opinione generale che alcuni gruppi ricadono al di fuori del concetto di umano... perché sono irrazionali, perché il loro sistema di credenze è inferiore, perché si comportano come dei selvaggi, allora a quel punto noi possiamo legittimare comportamenti che altrimenti non sarebbero leciti, anzi verrebbero considerati criminali, e quindi c'è una bella lista di persone ai margini che possiamo mettere dentro questo discorso: africani, orientali, disabili, matti o matte, detenute o detenuti, rom, un tempo gli ebrei, anche i bambini e le bambine un tempo venivano considerate delle specie di animaletti, ecco. Una certa età. Ecco che quindi, insomma, la nozione negativa di animale è alla base di tutto questo sistema. Allora, fortunatamente esistono delle teoriche, soprattutto nell'area del femminismo, che ci salva un po' ogni tanto, fortunatamente, che ci spiegano l'importanza di superare questo binomio di smetterla di definire appunto l'umanità in termini di bianchezza e ricordarci sempre che quando usiamo il dualismo umano-animale per giustificare il nostro atteggiamento nei confronti di altre specie stiamo usando la stessa logica razziale che postula l'umano come bianco, perché bianco e nero e umano-animale fanno parte un po' dello stesso concetto, ecco, poi dopo se volete. Grazie Francesca. Adesso sono molto curiosa di sentire Sergio e Teresa che ci hanno ascoltato, che vi hanno ascoltato. Teresa, un grande lavoro di traduzione per te. Quando si fa traduzione così è sempre molto faticoso, per cui grazie per il tuo lavoro. Sono molto fortunata perché Sergio capisce benissimo l'italiano, quindi questo certo, ti supporta. Diciamo che mi avvantaggia di una buona metà, ecco. Bene. Sergio, cosa ne pensi di questi due sguardi sul tuo spettacolo? Che sono
hanno dei punti di contatto naturalmente, ma anche un carattere molto, molto preciso. Sì, sì, sempre è fascinante oír hablar sobre la obra de uno, oír a cualquier espectadora, cualquier espectador, siempre es algo para mí absolutamente conmovedor y quizás una de las cosas más bellas que tiene el teatro. E dice Sergio che sì, prima di tutto è veramente emozionante sentire parlare dello spettacolo che una persona ha fatto, no? Ma anche considerando qualsiasi spettatore, qualsiasi spettatrice, dice Sergio, per me è veramente commovente sentirli parlare dello spettacolo, della propria opera, e forse è una delle cose più belle che ha il teatro. Yo parto de la tesis de que toda interpretación es válida. Quindi Sergio parte dalla tesi che ogni interpretazione è valida. Y citando a Roland Barthes, creo que interpretar una obra no es reconocer un significado, sino la multiplicidad de significados que una obra tiene. E citando Roland Barthes, pensa che interpretare un'opera non sia riconoscere un significato quanto la molteplicità di significati che l'opera ha. Quizás es uno de los aspectos más fascinantes del emprendimiento psicoanalítico. E forse è uno degli aspetti più affascinanti dell'impresa psicoanalitica. E todos quienes practicamos el psicoanálisis de un lado o del otro del diván o de esa frontera sabemos que es un espacio en donde las interpretaciones no son unilaterales. E dice, tutti noi che pratichiamo la psicanalisi da un lato all'altro, no? Da entrambe le parti, entrambe le frontiere del divanetto, del lettino, sappiamo che le interpretazioni non sono unilaterali. Sino che si va costruendo con miradas multiples. Ma si vanno costruendo con sguardi multipli, molteplici. El psicoanalista no analiza el sueño de un paciente. Quindi lo psicanalista non analizza il sogno di un paziente. Mi analista, yo tengo muchos años de psicoanálisis, jamás se permitiría analizzarmi un sueño. Dice Sergio, ho alle spalle molti anni di psicanalisi e non si permetterebbe mai di analizzare un mio sogno. Lo que va a hacer es construir junto conmigo una palabra sobre ese sueño, sobre ese mundo onírico. Quindi quello che farà sarà costruire con me, insieme a me, una parola su quel sogno, su quel mondo onirico. Entonces el mundo de la interpretación, de la análisis, ya sea de un paciente o un'opera de arte, es algo fascinante porque es adentrarse en una selva de símbolos, como o en un bosque de símbolos, como diría Baudelaire. Quindi dice, e quindi l'interpretazione, l'analisi, che sia di un paziente o che sia di un'opera d'arte, è una cosa veramente affascinante, perché è come addentrarsi in un bosco di simboli, come direbbe Baudelaire. Io credo che, escuchavo parlare a Camila e credo che, de alguna manera, Camila, e poi anche lo evocò Francesca, credo che il tema di questa obra è... come salire del trauma. Quindi dice, ascoltavo parlare Camilla e anche più tardi Francesca ha evocato questa cosa. Dice, pensa Sergio che l'effettivo argomento di questo spettacolo è come uscire dal trauma. E a mio entender lo che nos saca del trauma è poter tramar. Io juego mucho con esas dos palabras, del trauma a la trama. Sì, e dice, secondo Sergio, nel suo modo di vedere, ciò che ci può permettere di uscire dal trauma è intramare. Dice, amo giocare molto con queste due parole, no? Quindi dal trauma si passa alla trama. Es decir, poner palabras allí donde no había palabras es una forma de sanar. Quindi mettere parole lì dove non c'erano parole è un modo di curare. Eso es algo que... es uno de los grandes puntos en común entre el psicoanálisis y el arte. Quindi questo è uno dei grandi punti in comune tra psicanalisi e arte. Yo tengo una lectura muy personal lo que voy a decir, pero la experiencia psicoanalítica para mí es una experiencia absolutamente artística.
e dice: la mia lettura personale sarà molto personale quello che andrò a dire, la mia personale esperienza psicoanalitica per me è assolutamente artistica. Está más próximo del mundo del arte, de la literatura, de la creación que del mundo clínico, del mundo psiquiátrico, del mundo farmacéutico. E dice: è più vicino, secondo Sergio, al mondo dell'arte, della letteratura e della creazione che al mondo clinico, al mondo psichiatrico, al mondo farmaceutico. El diván es un espacio donde nos construimos a nosotros mismos, donde somos autores, actores y espectadores de nuestros propios vividos. E il lettino è uno spazio in cui noi costruiamo noi stessi, dove diventiamo autori, attori e spettatori delle nostre esperienze. Y mi experiencia me ha permitido ver que he puesto palabras allí donde había dolores y el lenguaje ha cicatrizado esas heridas. E dice, la sua esperienza gli ha permesso di vedere come, avendo posto parole lì dove c'erano dei dolori, il linguaggio ha potuto cicatrizzare quella ferita. Y sobre todo en esos traumas o en esos dolores muy primarios en nuestras historias, cuando somos bebé o cuando somos niños y no tenemos las palabras para nombrar ese dolor. Soprattutto in quei traumi molto primari, no? Molto primitivi, nella nostra storia, quando ancora siamo dei bebè, dei neonati, dei bambini, e non abbiamo parole per poter nominare quei dolori. E io credo che, in definitiva, So habla di eso. De alguna manera, todos los personajes le danno una palabra al otro, a la otra, y de esa forma lo sanan o lo sacan de la jaula. Mm. E dice Sergio, secondo lui Zo parla proprio di questo, è un'opera in cui tutti i personaggi danno una parola all'altro, una parola all'altra, e così li curano o gli permettono di uscire dalla gabbia. De alguna manera, sin lugar a dudas, el escritor, el señor Blanco, le trae una palabra tanto a Tanso como a la doctora Rosenthal. Senza dubbio lo scrittore, quello che è il signor Blanco, viene a portare una parola a Tanso e alla dottoressa Rosenthal. Más fantástica, más simbólica, más alegórica en lo que es el vínculo con Tanso, por supuesto. Quindi più fantastica, più simbolica, più allegorica in quello che è il legame con Tanso, chiaramente. Pero donde le ayuda a comprender la dimensión histórica de lo que es la existencia y el ser. Dove lo aiuta a comprendere la dimensione storica di ciò che è l'esistenza e l'essere. Y después en un vínculo más psicoanalítico con la dottoressa Rosenthal, en donde lo que le va a proponer este autor es suspender los juicios de valores. E poi con un legame più psicoanalitico con la dottoressa Rosenthal, in cui la proposta che sarà dell'autore sarà sospendere i giudizi di valore. Y es suspendiendo esos juicios de valores y esa moral represora en donde la dottoressa Rosenthal puede elaborar su duelo. E con questa sospensione dei giudizi di valore e di una morale che va a reprimere, è così che la dottoressa Rosenthal potrà elaborare il suo lutto. Pero también la dottoressa Rosenthal le aporta en términos psicoanalíticos algo al señor Blanco. Ma anche la dottoressa Rosenthal contribuisce in termini analitici nei confronti del signor Blanco. Le aporta il limite. Ovvero, gli porta il limite. Tiene que haber protocolos también. Bisogna che ci siano dei protocolli anche. Las fronteras son necesarias. Le frontiere sono necessarie. Y todo eso le angustia mucho al personaje este del señor Blanco, donde le cuesta encontrar los límites. ¿Por qué existe este vidrio? Como decía Francesca, ¿no? ¿Por qué existe este vidrio? Él tiene un problema con las fronteras. E questo carica di angoscia il signor Blanco, che fa veramente fatica a trovare il limite, proprio come diceva Francesca, no? Perché c'è questo vetro? Ha veramente un problema con il limite il signor Blanco. E de alguna manera il personaggio della dottoressa Rosenthal también funziona come una psicoanalista, perché il psicoanalista también pone un limite. E in un certo senso il personaggio della dottoressa Rosenthal anche funziona come una psicanalista, perché lo psicanalista stesso anche mette limiti. Che è il enquadre. Che è il mettere un quadro, una cornice. Che è la transazione economica.
c'è la transazione economica, che è l'ora di comienzo, l'ora di final, che è il porre un'ora di inizio e un'ora di fine. Sì, l'espacio psicoanalitico è un espacio di libertà, di sospensione dei valori, però in un marco molto delimitato. Quindi lo spazio psicoanalitico è uno spazio di libertà, di sospensione, di giudizi di valore, ma in uno spazio molto delimitato, definito. E questa frontiera è la che permette la costruzione del vincolo del psicoanalista e del paziente, dell'analizzato. Ed è quella frontiera che permette la costruzione del vincolo, del legame tra il psicoanalista e il paziente analizzato. Entonces yo creo que sí, que me ha interesado muchísimo oír a Camila y a Francesca, porque de alguna manera han las dos, y no hemos tenido la ocasión de hablar entre nosotros, han tocado la médula de lo que es, o de los grandes temas que a mi entender toca este espectáculo. Sì, e dice, ed è per questo che mi è interessato così tanto ascoltare Camilla, Francesca, entrambe, no? Scusate, perché pensa che entrambe, per quanto non abbiano avuto modo poi di parlare dello spettacolo, siano andate veramente a toccare il midollo di quello che è lo spettacolo o comunque i grandi temi che andava a toccare lo spettacolo. Che credo che con questo voglia cerrar, che parla della bellezza dell'incontro. Che pensa, e con questo conclude Sergio, che lo spettacolo parla soprattutto della bellezza dell'incontro. E come in esos encuentros, en la medida que hay una frontera de yo no soy tú y tú no sos yo, se puede crear, se puede construir el sujeto. E che pensa che in quella bellezza dell'incontro, nella misura in cui sia presente una frontiera per la quale io non sono te e te non sei io, me, si può andare a creare il soggetto. Así que les agradezco muchísimo estas lecturas. Quindi vi ringrazio moltissimo per queste letture. En una dimensión más histórica encuentra el contrapeso en los horrores del colonialismo, ¿no? E in una dimensione più storica incontra il contrappeso degli orrori del colonialismo. Ese colonialismo es el no encuentro. Che cos'è il colonialismo? Il disincontro? No hay más frontera. Non c'è più frontiera. La destrucción del otro. La distruzione dell'altro. Todo cosas que atentan contra lo que es la integridad del sujeto. E tutte cose che vanno ad attentare a ciò che è l'integrità del soggetto. Yo diría por último una cosa que agregaría que para mí también aborda este texto es el peligro del origen. E vorrebbe dire in ultimo una cosa che gli piacerebbe aggiungere, ovvero uno degli ultimi argomenti che tocca questo testo è il pericolo dell'origine. Perché anche in mia esperienza psicoanalitica, però anche di questo parla molto Freud e Lacan. Perché anche per la sua esperienza psicoanalitica, ma di questo parlano molto anche Freud e Lacan. L'esperienza psicoanalitica è un viaggio al passato, però per uscire dalla jaula dell'origine. L'esperienza psicanalitica è un viaggio a ritroso al passato, ma per fuggire dalla gabbia dell'origine. Il passato di questi tre personaggi è oscuro. Il passato di questi tre personaggi è oscuro. Il di Tanzo è terribile, è frutto di un esterminio. Quello di Tanzo è terribile, è frutto di uno sterminio. In esa immagine del colonialismo africano. In quell'immagine del colonialismo africano. El pasado de la doctora Rosa Rosenthal también, en esa imagen de Auschwitz, ¿no? Descendiente de una familia exterminada en Auschwitz. El pasado de la doctora Rosenthal, anche, ¿no? En quella terribile imagen de Auschwitz, de la descendencia de una familia exterminada de Auschwitz. Y agradezco a Francesca este recuerdo del exterminio también del pueblo armenio. E ringrazio Francesca per questo ricordo anche di quello che è stato lo sterminio, il genocidio del popolo armeno. Che come è un pueblo pobre, che viene da una regione molto pobre del pianeta, non ha tenuto la possibilità di denunciare chiaramente e di che a livello mondiale si riconosca ese genocidio. E che essendo un popolo povero e che proviene da una regione estremamente povera del pianeta non ha avuto la possibilità di denunciare e che venga riconosciuto mondialmente quel genocidio.
como europeo yo siento vergüenza de que Europa no tenga una posición más clara respecto a ese genocidio. E in qualità di europeo sente prova vergogna del fatto che l'Europa non abbia una posizione più chiara nei confronti di quel genocidio. Decir que el pasado de la doctora Rosenthal también es complicado, como el de Tanso, y el pasado del señor Blanco también es un pasado complicado. Él habla de Ercolano, ¿no? De ese volcán que puede estallar en cualquier momento. Quindi dice il passato della dottoressa Rosenthal è complicato quanto quello di Tanso, ma pensa che anche il passato del signor Blanco è molto complicato. Lui menziona Ercolano, no? Con quel vulcano che può esplodere da un momento all'altro. Entonces para mí también Zo habla del peligro del origen. Quindi per Sergio Zo parla anche del pericolo dell'origine. En ese sentido tiene una dimensión trágica como Edipo, ¿no? Es decir, ir hacia el origen de lo que somos siempre conlleva algo de peligroso. E in questo senso porta qualcosa, no, di tragico di Edipo, quindi andare all'origine di ciò che siamo sempre comporta qualcosa di pericoloso. Y por eso al final aparecen esas cenizas que son las cenizas de Tanso, las cenizas del hijo de la doctora Rosenthal y también las cenizas de Ercolano. Ed è proprio per questo che in quel finale appaiono le ceneri, che sono le ceneri di Tanso, che sono le ceneri del figlio della dottoressa Rosenthal, ma che sono anche le ceneri di Ercolano. Come una forma di apostare alla ceniza come un nuovo, come un renacer, no? E come una maniera di scommettere sulle ceneri come una maniera di rinascita. Hay algo muy interesante, y con esto sí cierro en el diván. C'è una cosa molto interessante che succede stando stesi sul lettino, e con questo sì che conclude. Y es que siempre nos levantamos. Ed è che sempre ci alziamo. Y ese gesto tiene una simbólica muy fuerte. E quel gesto ha un portato simbolico molto forte. Bene, io direi che su queste parole così importanti e belle di Sergio chiuderei il nostro incontro. Ringraziando innanzitutto Sergio e Teresa per il suo lavoro e naturalmente Francesca e Camilla per essere state con noi e tutti voi, tutte e tutti voi, per averci seguito questa sera e anche in questo percorso di attraversamento di Zo. E quindi vi auguro un'ottima serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie.